Un gesto che non è utile alla salvaguardia dell'ambiente e anzi ha messo a rischio un bene patrimonio dell'umanità. Sono le parole contenute nella nota diffusa dalla Procuratoria della Basilica di San Marco nell'esprimere profondo rammarico per l'imbrattamento a base di cioccolata liquida degli attivisti di ultima generazione della parete della chiesa e delle sue colonne. Un'azione dimostrativa condannata all'unanimità che ha visto i protagonisti condotti in questo per l'identificazione e l'eventuale denuncia per manifestazione non autorizzata, un'indagine coordinata dal sostituto procuratore Roberto Terzo. Non è escluso che si possa ravvisare anche il danneggiamento, ma al momento si tratterebbe solo di un illecito amministrativo. La procuratoria di San Marco ha fatto sapere che non presenterà denuncia e confida che questa scelta aiuti a far riflettere sulle comuni responsabilità verso le generazioni future. Immediato l'intervento di ripulitura gestito dall'architetto Mario Piana. Colonne e parete imbrattate sono state lavate per evitare che la sostanza potesse in qualche modo danneggiare i manufatti. Veramente inaccettabile considerando la sacralità del luogo, è la nostra basilica, è la sede della chiesa veneziana, ma dall'altra parte anche per la delicatezza di questo monumento che è composto e fatto da marmi, pietre preziose, mosaici in foglia d'oro, oggetti che hanno una storia, hanno una loro delicatezza enorme.